Io sta succedendo quello che è evidente, diciamo, in campagna elettorale c'è una maggioranza che non è in grado più di reggere, anche se si tratta di qualche mese, perché ormai ho invitato il sindaco ad anticipare i tempi. È inutile stare qui in un consiglio comunale dove una maggioranza si è sgretolata su una delibera come quella dell'urbanistica e degli scali ferroviari. Se tanto mi dà tanto, immagino su cosa succederà sul resto. Per cui forse è il caso, atteso che le primarie sono il 7 febbraio, di chiudere questo consiglio entro febbraio o anche a gennaio, dopo le vacanze estive, in modo tale si viene nominato un commissario e andiamo a elezioni a giugno, senza stare qui ulteriormente a creare problemi alla città, perché la città va governata, non si può governare una città se non si ha una maggioranza, è facile intuire. Quindi è inutile perdere ulteriore tempo, acceleriamo questa, diciamo, di partita, poi tanto a giugno andiamo a votare, per cui stare qui fino a giugno con una maggioranza che non c'è non mi sembra il caso, Milano ci rimetterebbe. Chi ha rotto con chi? È Sel che ha rotto col PD o è il PD che ha rotto con Sel? Ma guardi, solo 24 ore fa, lei forse era qui, all'uscita dei gruppi, erano tutti pronti alla guerra, erano tutti uniti a combattere. Bastato 24 ore e si è visto come è finito. Per cui evidentemente non sanno manco di cosa stanno parlando, cioè tra loro. Immagini poi alla città il messaggio che arriva. Per cui lo dico anche per il loro bene, è meglio chiudere questa partita, visto che il sindaco non si ripresenta più, la maggioranza non c'è più, andiamo a casa un po' prima e mettiamoci a fare campagna elettorale. Come a questo punto però il centrodestra deve accelerare la scelta del proprio candidato. Questo è il problema, che noi dobbiamo darci una sveglia, perché se andiamo avanti questo passo è più facile che il Consiglio si sciolga che il centrodestra trovi un candidato. Questo sarebbe estremamente grave e questo è un problema.